Ciao, Jasmine. Oh, ciao, Camilla. Ciao. Allora, ti piacciono le mie nuove scarpe? Guarda. Belle le tue scarpe. Sì, belle, belle. Le ho comprate ieri, sono super nuove. Belle le tue scarpe. Perché sono così? Cioè, ci sarà un motivo perché te le sei messa così. Perché non ti sei messa le scarpe nere e quelle normali? Perché questo? Oddio. Mi ero abituata già alle tue scarpe nere e quelle brutte. Ti sei messa pure questo? Le mie sono fatte apposta per la pioggia. E posso saltare sulle pozzanghere. E posso anche andare nei campi più bagnati. Facciamo attenzione a scivolare. E vedi, Jasmine, le mie scarpe non sono bagnate, soltanto le mani perché sono cascata, ma Jasmine, prova a venire anche tu, così vediamo se ti bagni i piedi. Io? Andare nel campo? Vabbè, ci provo. Ok, andiamo un po' più qua. Aspetta una seconda. Ora vedrai che le mie scarpe non sono bagnate. No. Le scarpe sono tutte bagnate. Ci sentiamo domani o dopodomani, quando ci sentiamo. Tanto tra poco inizia la scuola e perciò ci vediamo. Adesso devo finire la corsa perché sta piovendo ora. Ciao! Ciao Camilla! Ciao! È l'ultima pagina del mio ultimo libro della mia libreria. È finito. Ma posso sempre chiamare Jasmine. Speriamo che risponda. Giusto, dovevo fargli vedere quella cosa che avevo comprato. Giusto. Allora, accendiamo il telefono. Dov'è? E chiama. Pronto, Jasmine? Pronto, chi è? Ciao Camilla! Ieri non è andata tanto bene con le scarpe, vero? Tutte rotte, vabbè, comunque. Che c'è? Allora, senti, ho comprato una cosa nuova che ora non te la posso dire per telefono perché è una cosa che te devi vedere. È una cosa bellissima che a te ti piacerà sicuramente. Sai, le tue sorprese sono sempre bellissime. Va bene ora, perfetto. Guarda, sono già vestita, già con le scarpe. Ok, vieni a casa mia. Te lo mostro. Ciao, a dopo. Sì. Chi è? È arrivata. Ti ho chiamato perché voglio farti vedere una cosa bellissima. L'ho comprata, è nuova. Ora me la metto, aspetta, guarda. Allora, sai, mi piacciono le tue sorprese, come l'ultima volta che mi avevi fatto quella borsa riciclata davvero bellissima, fashion, cool, degna del mio stile. Bene, Jasmine, adesso che ho aggiustato le mie scarpe, te potrai spengere la luce e andare lì e mostrarmi le tue scarpe. Devo spengere le luci e farti vedere le mie scarpe? Ok. Però faccio anche la presentazione. Allora, queste sono scarpe estive, ma anche quattro stagioni.
stagioni. Si possono usare in ogni stagione e sono bianco e nero, stanno bene con tutto, giubbottino fucsia e... sono bellissimi, insomma. Belle le tue scarpe! Però adesso spengiamo di nuovo la luce e... ti faccio vedere le mie scarpe con questi super lacci. Ok, fammi vedere le tue scarpe, le tue bellissime scarpe. Spengere le luci, va bene. Olè! E dance, 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 dance. Balliamo, 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 balliamo. Olè, 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 olè. Vedi, Jasmine, le tue scarpe, se magari vai a una serata molto importante e devi essere molto elegante, a te le scarpe non si vedranno, perché, per esempio, se vai per strada è tutto buio, non c'è luce, niente, e le tue scarpe, allora potevi metterle bruttissime le scarpe. Invece con queste tutti potranno ammirare la bellezza delle nostre scarpe. E se lo vuoi, anche tu, Jasmine, puoi prenderle. Le trovi qui sotto il link in descrizione. Sono belle, vero? Mi piacciono davvero tantissimo. Ah, che bella. Se anche a voi vi interessa tutta questa roba, queste scarpe che mi servono per saltare nelle pozzanghere, anche per andare a fare una passeggiata e piove, prendete l'ombrello, e queste scarpe per non bagnarveli. E anche se volete questi lacci fluorescenti che si illuminano al buio, potete prenderli cercandoli qua in link in descrizione. Allora, bene ragazzi, voglio salutare Giuseppe 345 Kawaii, Emma Ezza, Cleofe Palermo, Ingrid Fanelli, Diana Carbone. Bene ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate dei bei pollicioni in su e ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao!